L'uomo, bloccato alla sedia, era a un passo dalla pazzia. Davanti ai suoi occhi, sinuosa come una ballerina araba, danzava e brillava la lama di un bisturi. L'altro aveva infilato un paio di guanti di latice e proseguiva con calma, con pazienza. Parlava, la voce fredda e al contempo tranquilla. Bisogna fare un passo indietro. Per ciascuno di noi il termine giallo o noir ha un significato, no? Per me il giallo è un genere letterario che ha regole precise, ma non ha limiti. Nel senso che secondo me si può affrontare qualsiasi argomento nel giallo. Patrizia Durante presenta Mani Impure, Golem, qui al centro congresso dell'Unione Industriale di Torino. Nello scrivere un romanzo, gli scrittori in qualche modo sono Dio. Non provi un po' una vertigine nello scrivere? Un delirio d'onnipotenza. Ma in parte è molto divertente scrivere, proprio perché puoi fare il fareto, i personaggi, tutto quello che ti salta in mente. In parte devi stare dentro delle regole, quindi è ovvio che non è che uno possa far impazzire proprio completamente i propri personaggi, però sì, non è vertigine, però è divertimento e in parte anche è un grande sfogo la scrittura. Quindi sì. In questo romanzo, mi è sembrato di capire durante questa presentazione, uno dei protagonisti è anche la città in cui si svolge una grossa fetta, cioè Torino. Sì. Com'è per te questa città? Beh, è la città dove sono nata, è la città dove vivo e fino all'altro giorno ho detto, beh, probabilmente anche la città dove morirò, ma non è detto, può darsi che muoia in un'altra città. In realtà è una città che amo nel profondo, che ho dentro, nel vero senso della parola, perché l'ho vissuta sempre in maniera molto attiva, un po' interessandomi di cronaca, quindi un po' per lavoro, interessandomi anche in parte di politica, quindi assistendo a consigli comunali, ho assistito ai cambiamenti e alla crescita di questa città. E poi è una città che da sempre vivo e da sempre vivo per strada, cioè nel senso che mi piace molto girare, da quando eravamo ragazzini la nostra generazione giocava ancora per strada, quindi conoscevamo benissimo il nostro quartiere e da lì siamo partiti e tutti abbiamo allargato l'orizzonte, no? E adesso possiamo dire che conosciamo abbastanza bene la nostra città, quindi sì. Perché scrivere un giallo? Perché forse è il genere letterario che più mi si confà, nel senso che io trovo veramente che il giallo sia un tipo di scrittura molto libero. Come ho detto anche durante la presentazione, nel genere giallo puoi inserire di tutto, da un'analisi della società e dei cambiamenti appunto della tua città, a una bellissima storia d'amore, a una saga familiare, a qualsiasi cosa ti salti in testa, cioè non è limitante.